In essa non vidi alcun tempio. Il Signore Dio, l'Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno della luce del sole né della luce della luna. La gloria di Dio la illumina. La sua lampada è l'Agnello. Le nazioni cammineranno alla sua luce, i re della terra a lei porteranno il loro splendore, le sue porte non si chiuderanno mai durante il giorno, perché non vi sarà più notte, e porteranno a lei la gloria e l'onore delle nazioni. Non entrerà in essa nulla di impuro, né chi commette orrori o falsità, ma solo quelli che sono scritti nel libro della vita dell'Agnello. E mi mostrò poi un fiume d'acqua viva, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'Agnello. In mezzo alla piazza della città, da una parte e dall'altra del fiume, si trova un albero di vita che dà frutti 12 volte all'anno, portando frutto ogni mese. Le foglie dell'albero servono a guarire le nazioni. E non vi sarà più maledizione. Nella città vi sarà il trono di Dio e dell'Agnello. I suoi servi lo adoreranno, vedranno il suo volto, porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte, non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. E mi disse: queste parole sono certe e vere. Il Signore, il Dio che ispira i profeti, ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servi le cose che devono accadere tra breve. Ecco, io vengo presto, beato chi custodisce le parole profetiche di questo libro. Sono io, Giovanni, che ho visto e udito queste cose. E quando le ebbi udite e viste, mi prostrai in adorazione ai piedi dell'angelo che me le mostrava, ma egli mi disse: guardati bene dal farlo, io sono servo con te, con i tuoi fratelli, i profeti, con coloro che custodiscono le parole di questo libro. È Dio che devi adorare. E aggiunse: non mettere sotto sigillo le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. Il malvagio continui pure a essere malvagio, e l'impuro a essere impuro, e il giusto continui a praticare la giustizia, e il santo si santifichi ancora. Ecco, io vengo presto, e ho con me il mio salario, per rendere a ciascuno secondo le sue opere. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Beati coloro che lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita e attraverso le porte entrare nella città. Fuori i cani, i maghi, gli immorali, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per testimoniare a voi queste cose riguardo alle chiese. Io sono la radice e la stirpe di Davide, la stella radiosa del mattino. Lo spirito e la sposa dicono: vieni. E chi ascolta ripeta: vieni. Chi ha sete, venga. Chi vuole, prenda gratuitamente l'acqua della vita. A chiunque ascolta le parole della profezia di questo libro, io dichiaro: se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio gli farà cadere addosso i flagelli descritti in questo libro. E se qualcuno toglierà qualcosa dalle parole di questo libro profetico, Dio lo priverà dell'albero della vita e della città santa,
descritti in questo libro. Colui che attesta queste cose dice: sì, vengo presto. Amen. Vieni, Signore Gesù. La grazia del Signore Gesù sia con tutti voi.